così spumeggiante. Anzi, qualcosa, se adesso va in panchina e parla di calcio, qualcosa lo deve a me, insomma. Insomma, le bollicine non mancano mai nel nostro calcio. Gli altri, gli inglesi, che ci ridevano dietro, hanno scoperto di avere il marcio in casa. Lo scandalo delle scommesse ha coinvolto anche i mondiali. Tutto sommato, stiamo meglio noi, che almeno ci divertiamo. E a proposito di quello che è stato detto di Vialli, cioè delle sue polemiche col commissario tecnico azzurro Sacchi, io vorrei farvi vedere l'intervista che un po' ha scatenato tutte queste polemiche. Già, per la verità, nei mesi scorsi Vialli aveva dato delle frecciate, rivolto delle frecciate sia a Sacchi che a Matarrese, ma in questa intervista potete rendervi conto esattamente di quello che è stato lo spirito della polemica tra Vialli e il vertice azzurro. L'ha fatta questa intervista Francesca Sanipoli. Secondo te, tu per Sacchi sei più un problema da risolvere o l'eventuale risoluzione di un problema? Un problema da risolvere. Perché? Perché credo che se ne sia parlato tanto in questi ultimi giorni, e lui debba anche cercare di capire se la mia convocazione è un bene per il gruppo, è un bene per la nazionale, oppure secondo le sue idee e le sue esigenze potrebbe essere male. L'importante, non parliamo di etica ed educazione, ma non tanto per me, che posso assorbire anche queste cose, quanto per le persone come i miei genitori, i miei amici, la mia fidanzata che mi stanno vicino, e naturalmente si pongono delle domande, dei punti interrogativi che sicuramente non gli fanno molto bene. Il peggior difetto di Sacchi qual è? Sai, Sacchi secondo me è un integralista, nel senso che ha delle convinzioni e crede ciecamente in queste convinzioni, e questo può essere un pregio 9 volte su 10 e può essere un difetto 1 volta su 10. Quindi forse il difetto è quello lì, è proprio di avere poca elasticità e di andare sempre dritto per la sua strada. Delle varie esternazioni che hai fatto, ce n'è una che ti rimangeresti o no? Ma mi rimangerei tutto quello che ho detto che possa aver dato fastidio ai miei colleghi, ai calciatori che magari leggendo qualcosa che io posso aver detto hanno provato una sensazione spiacevole. La parola alba ti ricorda di più una mattina, una bella donna o che cosa? Sì, una bella donna, perché Alba Parietti credo che tu ti riferisca a quello, è una bella donna, però anche il mattino... l'alba mi piacerebbe molto vederla al mattino presto. Come dice che tu sei uscito dalla nazionale perché non ti volevi svegliare presto? Beh, se devo scegliere preferisco dormire, però se ho fatto 13 anni di calcio a questi livelli credo che di non essere poi tanto viziato. La parola mosca ti ricorda più un insetto o un simpatico giornalista? Tutte e due le cose, che poi è la stessa cosa, no? A Lippi hanno dato 8 in sex appeal e 5 in sense of humor. Tu quanto ti dai rispettivamente in sex appeal e in capacità di ironia? Ma mi do 7 in capacità di ironia e mi do 5 in sex appeal, in bellezza. Comunque preferisco avere il mio piede destro piuttosto che un bel viso, questo senz'altro. È vero che da grande vuoi fare l'arbitro? Ma devo dire che è una cosa che mi incuriosirebbe, non mi dispiacerebbe. Se tu fossi un arbitro, quale sarebbe il fallo che ti infastidirebbe di più? A me infastidiscono come calciatore i falli violenti, i falli che a volte vengono commessi e che possono veramente mettere a repentaglio la carriera di un giocatore. Secondo me gli arbitri quello dovrebbero combattere, molto, molto più che la simulazione o tutto il resto. Ma Casarino ha detto che la simulazione è una truffa. È una truffa, sarà anche una truffa. Certo che se qualcuno mi spacca il ginocchio io non gioco per 10 anni o per un anno o smetto di giocare. Quella è una truffa ai miei confronti. Senti, questo fatto che i calciatori non sono più intoccabili ma adesso vengono addirittura aggrediti direttamente e personalmente, siamo in una fase di non ritorno secondo te? Secondo me sì, una fase di non ritorno, e si può combattere. Io sono per la repressione, secondo me a questo punto educare la cultura sportiva, tutte queste cose qua si possono attuare nei confronti delle nuove generazioni. Senti, una domanda marzullesca:
Ci sono due taxi che ti aspettano, uno lo guida Sacchi e uno lo guida Matarrese. Su quale sali? Vado a piedi. E tra Sacchi e Matarrese chi butti dalla torre? Tutte e due. Torniamo un attimo indietro al campionato. Come sapete, le partite che si giocano la sera della domenica non le vedete, quindi io ve le faccio vedere la settimana successiva, quindi Padova-Fiorentina. Padova-Fiorentina è stata vinta dalla squadra viola per 1-0. Vediamo nel commento di Bruno Pizzul anche le immagini. Alla decima del primo tempo la Fiorentina che si propone pericolosamente in avanti, la conclusione di Baiano para in due tempi Bonaiuti, ma il Padova gioca un buon primo tempo e si rende anche abbastanza pericoloso. Qui la conclusione e di Longhi da distanza ravvicinata, la mira di poco alta. Ancora il Padova con buona combinazione tra Creche e Gabrielli due volte, poi ancora Gabrielli mette in mezzo e la conclusione alta e di Creche. Punge in contropiede soprattutto nel primo tempo la Fiorentina, qui è Baiano che chiama al lavoro Bonaiuti attento nell'uscita. E infine c'è un bel colpo di testa da parte di Vlahovic per il primo tempo che si conclude sullo 0-0. Fiorentina che appare più determinata in avvio di ripresa, subito un'ottima iniziativa, grande intuizione di Battistuta, il colpo di tacco a favore di Carbone che ritarda un attimo la conclusione. Ancora qualche sussulto il Padova, dopo sei minuti c'è questa iniziativa, la palla giunge a Vlahovic che tocca per Maniero, il cui tiro termina fuori non di molto. Ma su errato disimpegno del Padova, Baiano batte dalla lunga distanza e coglie un po' impreparato il portiere Bonaiuti che respinge verso il centro dell'area, arriva Rui Costa, il suo esterno, ed è il gol della Fiorentina. Visto che la Serie A è ferma, naturalmente tiene banco la Serie B insieme con la Nazionale. Piacenza gioca in casa con l'A.